Passiamo dalla pediatria all'età adulta perché molti genitori hanno paura, abbiamo sentito perché e abbiamo sentito come si può aiutarli a superare queste paure e vaccinare i figli, ma ci sono anche gli adulti che hanno paura a vaccinare se stessi, gli anziani che sono a rischio per, e questo è il periodo, se non l'hanno fatta si beccheranno, ahimè, l'influenza correndo grossi rischi, ma anche molti adulti che devono andare appunto anche solo per vacanza nei posti dove bisognerebbe vaccinarsi e preferiscono non farlo, come non fanno la profilassi contro la malaria. Scusate se io mi uso come i tedeschi, come quelli di prima, come una specie di cavia, però per esempio per il mio mestiere di documentarista io è una vita che prima di partire mi vaccino per i vari paesi cosiddetti esotici contro qualunque cosa e anche qua come con l'alluminio per adesso siamo ancora in buona salute, insomma non tra peste no, colera e altre cose siamo abbastanza tranquilli. Allora, con gli adulti qual è la situazione, cosa devono fare, perché c'è questa paura e a cosa si può dire a loro per vaccinare se stessi e non i figli? E lo chiediamo al professor Paolo Grossi, che è un infettivologo. Grazie professore. Grazie mille. Io credo che in quest'aula un microbo o un batterio non circoli, perché si trovano di fronte una tale disposizione di nemici che pensano di... Magari quando usciamo fuori stiamo attenti, ma secondo me qui non entrano. Bene, grazie mille. Io mi associo ai ringraziamenti di tutti al professor Accolla che ha voluto organizzare questa giornata che credo e spero sia la prima di una serie di eventi che possano far sì che l'Ateneo si ponga anche come interlocutore nei confronti della cittadinanza per cercare di in qualche modo trasferire quelle che sono conoscenze e magari risolvere anche dubbi della popolazione. Questa cosa non funziona, perfetto. Siamo a Varese, quindi mi sembrava doveroso ricordare un varesino illustre, Luigi Sacco, che a Casbeno, a Varese, alla fine, inizio dell'Ottocento, per primo inizia la vaccinazione antivaiolosa nel nostro paese. E questo lo fa sui 5 figlioletti di un contadino di Casbeno, tal Giulio Pacini. I bambini avevano un'età compresa tra i 2 e i 7 anni, avevano timore delle vaccinazioni, quindi si è autovaccinato lui, proprio per convincerli, e la facilità con la quale si inoculò l'assenza di dolore, la promessa di premi, indussero i ragazzi a lasciarsi vaccinare. 4 di loro contrassero il vaiolo ed uno non subì alcuna alterazione, nemmeno dopo una seconda vaccinazione. Anche il dottor Sacco, dopo l'inoculazione, contrasse il vaiolo vaccino, con la comparsa di varie pustole che dopo alcuni giorni essiccarono. Da settembre dell'Ottocento all'aprile dell'Ottocentouno, gli eseguì più di 300 innesti di virus vaccino a Varese, a Giussano, a Montonate, in gran parte a Milano. E questi furono i primi trionfi della vaccinazione in Lombardia e il governo della Repubblica Cisalpina nominò il dottor Sacco direttore della vaccinazione, ponendo a sua disposizione gli orfanotrofi per... Quest'ultima frase fa un po' impressione, professore, sinceramente. Cioè, gli hanno messo a disposizione gli orfani, dice tanto se va male... No, non io la toglierei quell'ultima riga, sinceramente. Non credo che fosse quello lo spirito. No, sicuramente no, però come dire, si espone ad equivoci nel clima che stiamo vivendo. Va bene, comunque la casa che non esiste più, comunque dove nacque appunto Luigi Sacco è proprio qui vicino. E come ha già mostrato il professor Accolla prima, il vaiolo, che è appunto una malattia acuta contagiosa causata dal virus del vaiolo, l'ultimo caso è stato osservato nel 77 in Somalia e è stato dichiarato eradicato nel 1980 in seguito a una campagna di vaccinazione globale promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi certamente questa è la dimostrazione di come il vaccino è in grado, anche se purtroppo il vaiolo al momento è l'unica malattia infettiva eradicata, ma di ottenere questo tipo di risultato. Questa è la copertina del Piano Nazionale di Vaccinale 2017-2020 che riporta quello che è l'immagine di quando il vaccino per la polio si è reso disponibile e come sottolineavano i colleghi prima, ovviamente nel momento in cui la malattia era presente e i bambini subivano le gravi conseguenze del virus della polio, la gente dimostrava perché voleva avere il vaccino, perché c'era la malattia, vedevano deviso i propri figli. Prego.
però dà la misura di come il vissuto anche contestuale di quella che è la realtà ovviamente induce diverse reazioni nella popolazione e nell'immaginario collettivo. La poliomielite è già stato detto, è comunque, grazie proprio all'introduzione della vaccinazione, di massa. L'ultimo caso si è osservato nel nostro paese, dove ce n'erano migliaia di casi all'anno, nel 1982 ultimo caso indigeno di polio da virus selvaggio, nel 2002 l'Europa è stata dichiarata polio free, quindi anche questo è un altro risultato, non l'abbiamo eradicata, come è già stato ricordato ci sono focolai in diverse aree del mondo, ma certamente il risultato in alcune zone, e l'Europa è una di queste, è stato quello di togliere di mezzo questo vaccino, e il non vaccinare i bambini per la poliomielite ovviamente riesporrebbe a questo rischio, anche perché comunque, come già ha sottolineato il professor Toniolo, non è scomparsa la poliomielite. Questo è un alert che io ricevo sulla mia mail quotidianamente, questo è del 25 di gennaio, quindi di pochi giorni fa, di poliomielite in Pakistan, Nigeria e Mozambico, e il WHO, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, raccomanda per chiunque si rechi in quelle zone di fare un richiamo della vaccinazione antipolio, soprattutto se l'ha fatta in età infantile, quindi potrebbe non avere più un titolo protettivo. Quindi anche per rispondere al dottor Cecchipaone rispetto al fatto che è possibile contrastarlo, in realtà anche questi sono focolai di virus vaccinico, ma con la vaccinazione noi siamo in grado di prevenire comunque l'acquisizione. Quindi la raccomandazione è che chi si deve recare a qualunque titolo in queste aree del mondo deve tenerlo presente, perché è richiesta una vaccinazione. Come ha già sottolineato anche il professor Agosti, questo lavoro appunto Retracted, questo è quello che si trova sul PubMed di questo dottor Wakefield, che ex medico britannico, perché è radiato appunto dall'ordine dei medici proprio a seguito di questa pubblicazione ritenuta fraudolenta, proprio perché c'erano degli interessi economici personali da parte di questo ricercatore, e la gran parte, purtroppo non si vede, ma dei coautori, perché il lavoro è stato ritirato da Lancet nel 2010, ma nel 2004 i coautori di questo articolo hanno pubblicato una retraction of an interpretation, cioè loro hanno ritirato quello che era la loro partecipazione a questa frode scientifica. Purtroppo non è la prima e non sarà l'ultima. Questo l'ha già mostrato anche il professor Agosti, è quello che è il calendario vaccinale, e quindi il lavoro di Wakefield, morbillo che fa venire l'autismo e il numero apparentemente elevato di vaccinazioni che sono previste, ha creato un po' di controversie nell'opinione pubblica. Io vorrei parlarvi di due malattie, perché ovviamente il tempo che ho a disposizione non mi consente di dilungarmi in tutte quelle che possono essere comunque le possibili vaccinazioni anche previste per l'adulto, ma siamo in un periodo, questo che è quello dell'influenza, quindi un momento di epidemia influenzale. L'influenza può essere una malattia molto grave. Proprio ieri abbiamo trasferito dalla terapia intensiva del nostro ospedale un signore che non era vaccinato per l'influenza, con un'infezione da virus H1N1 non ventilabile, quindi trasferito in un centro dove può essere supportato con l'ECMO, che è un sistema di ossigenazione extracorporea. Quindi è una malattia che può essere, soprattutto in alcune fasce di popolazione che sono prevalentemente i soggetti immunocompromessi e i soggetti di età avanzata, può essere una malattia molto, molto pericolosa, e rappresenta un enorme problema di sanità pubblica e una rilevante fonte di costi diretti e indiretti. Credo che la professoressa Iacovello ne parlerà poi successivamente, anche con riferimento a quello che è l'impatto in termini di sanità pubblica e di costi che questo comporta. Ma la trasmissione avviene attraverso le goccioline che noi tutti quanti eliminiamo nel momento in cui parliamo. Uno dei mezzi principali di prevenzione dell'acquisizione dell'influenza è l'igiene delle mani, quindi lavarsi le mani frequentemente, perché quello che noi tocchiamo, il pulsante dell'ascensore piuttosto che una maniglia magari toccata da qualcuno che ha questa malattia, può diventare fonte di contagio. Quindi l'igiene delle mani è il primo modo per prevenire l'acquisizione
dell'influenza. Il periodo di incubazione è generalmente molto breve, 2 giorni, ma può variare con qualche giorno in più. E gli adulti possono essere in grado di diffondere l'influenza ad altri da un giorno prima dell'inizio dei sintomi, prima ancora che uno cominci ad avere le manifestazioni cliniche, sino a circa 5 giorni dopo l'inizio dei sintomi. Nei pazienti immunocompromessi, io mi occupo da sempre di pazienti trapiantati, eliminano il virus, hanno uno shedding virale che dura per settimane, cioè non è qualcosa come avviene, e quindi ovviamente sono soggetti che possono diventare degli amplificatori. Questo è l'andamento, è l'ultimo update che c'è sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, dove c'è un sistema di monitoraggio settimanale dell'andamento dell'influenza. E questo è l'andamento dell'influenza quest'anno, alla terza settimana del 2019, che è questo qua, con un andamento che è un pochino inferiore e un pochino più tardi. L'anno scorso il picco l'abbiamo avuto la seconda settimana di gennaio, adesso al picco non ci siamo ancora, sta salendo, ma non abbiamo ancora raggiunto il picco epidemico ed è un pochino più in ritardo rispetto agli anni precedenti, e questo è quello che avviene normalmente. L'unica eccezione è stata la pandemia da H1N1 nel 2009, quando questo si era verificato nel mese di maggio, cioè quindi in un tempo molto antecedente rispetto a quello che si osserva normalmente, ma normalmente tra la fine di dicembre e la fine di febbraio, che è un po' quello che si osserva nei vari anni, non ho messo i grafici di tutte le curve epidemiche, ma di fatto si concentra in quell'epoca. E chi colpisce? Beh, colpisce soprattutto la popolazione pediatrica, i bambini sono quelli che sono a maggior rischio perché non sono mai stati esposti al virus dell'influenza e di conseguenza sono quelli che la contraggono maggiormente. Le persone che sono meno esposte, ma sono quelle che poi sviluppano più problemi, sono invece gli anziani, perché essendo esposti annualmente al virus influenzale hanno comunque un sistema immunitario che pian piano si ha imparato a controllare la gran parte dei ceppi virali che circolano, anche se una quota comunque rimane. E questa quota è quella che poi va incontro maggiormente a quelli che sono i casi gravi di influenza, che come vedete sono numericamente non trascurabili. Questi sono i dati appunto alla terza settimana del 2019, con anche appunto una certa quota di decessi che si associano allo sviluppo dell'influenza. E la Lombardia ha tanti primati, compreso quello di avere al momento il più alto numero di casi di influenza in tutto il paese. Quindi Lombardia è... diciamo, si contraddistingue per tanti primati, compreso questo. Quali sono i virus che circolano? Beh, il virus H1N1, che è quello, il virus pandemico, è quello che quest'anno sta circolando maggiormente. L'anno scorso era prevalentemente il virus B che circolava, e nel vaccino trivalente che molte persone hanno usato l'anno scorso non c'era la copertura per il B, e di conseguenza tanti hanno preso l'influenza, diciamo, mi sono vaccinato e mi è venuta l'influenza. Ti sei vaccinato col vaccino sbagliato. Quest'anno c'è il quadrivalente per tutti e quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. Le persone comunque a maggior rischio di complicanze correlate all'influenza sono gli adulti e i bambini con malattie di base, quindi che hanno già delle altre problematiche, e le persone oltre i 65 anni. Queste sono, ovviamente non entro nel dettaglio, non c'è neanche il tempo e sarei solo noioso, ma comunque le persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza previste appunto questo è il decreto della Regione Lombardia, ma che ricalca pari pari quello che è il piano nazionale di vaccinale che è in vigore. Quindi sono patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza. Ci sono poi soggetti di età pari o superiore a 65 anni. In questi soggetti la vaccinazione è offerta attivamente e gratuitamente, quindi il soggetto riceve la vaccinazione gratuitamente. Quindi soggetti di età pari o superiore a 65 anni, bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido salicilico, a rischio di sindrome di RAI in caso di infezione influenzale, e poi individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungo degenti. Ci sono poi una serie di altri soggetti per i quali la vaccinazione è raccomandata e offerta
attivamente e gratuitamente, tra cui ci sono i medici e il personale sanitario, che molto spesso non si vaccina, e questo è, secondo me, dal punto di vista etico, molto grave, proprio perché noi possiamo ci ammaliamo e possiamo diventare diffusori di questa infezione, quindi è giusto che ci sia un senso di responsabilità. Oltre a questo, le forze di polizia, i vigili del fuoco, altre categorie socialmente utili, ne parlerà poi il dottor Saturni, i donatori di sangue sono soggetti per i quali la vaccinazione è offerta attivamente e gratuitamente. Quindi c'è una campagna dell'Istituto Superiore di Sanità che dice vaccinandoci proteggiamo noi stessi e gli altri. Questa soprattutto diretta agli operatori sanitari, che paradossalmente sono quelli che meno rispondono a quelle che sono le raccomandazioni che annualmente vengono fatte. L'altra malattia di cui voglio fare un cenno è l'infezione da pneumococco, confidenzialmente, quello che si chiama Streptococcus pneumoniae, che è un microorganismo. Tutti hanno paura del meningococco, però questi sono i dati. Malattie invasive batteriche in regione Lombardia dal 2000 al 2017. Se noi guardiamo quello che ci fa più paura, cioè il meningococco, questo è l'andamento. Quindi noi abbiamo un numero di casi estremamente limitato, poi i media, c'è un caso di meningite meningococcica, sembra che ci sia un'epidemia, ma in realtà sono casi puntiformi che però vengono spesso cavalcati a volte dai media. Ma quello che veramente è impressionante è l'andamento dello pneumococco. Lo pneumococco è un killer, è un microrganismo estremamente aggressivo, e vediamo numerosi casi di pazienti. Io ne discutevamo tra di noi l'altro giorno, ma di un signore lo scorso anno, un vigile del fuoco di 1,90 m per 90 kg che era stato splenectomizzato in seguito a un incidente in motocicletta, quindi non aveva più la milza, condizione per le quali è obbligatorio vaccinare il soggetto, non era stato vaccinato per qualche ragione. Questo è entrato, è andato in rianimazione, la mattina dopo era già morto. Quindi è un microrganismo che ti fulmina nel giro, purtroppo, di poche ore. Quindi quelle persone che sono particolarmente a rischio di sviluppare infezioni da questo patogeno devono obbligatoriamente essere vaccinate, proprio per evitare conseguenze. Queste sono morti veramente prevenibili. Chi colpisce? Colpisce indistintamente maschi e femmine nelle fasce più avanti della vita. L'età media qui è 75 anni dei soggetti che vengono colpiti, ma ovviamente comincia prima. Comunque queste sono, non fa distinzione di sesso, di solito siamo noi maschietti più penalizzati, il pneumococco invece non fa differenze. E se guardiamo quello che sono i casi letali di infezioni da pneumococco, sono le persone con più di 65 anni. Vedete come qui la fascia di mortalità è particolarmente elevata. E la vaccinazione antipneumococcica è una vaccinazione che è prevista, offerta gratuitamente a tutti gli ultra 65enni, oltre che anche qui, come per l'influenza, a tutta una serie di soggetti che hanno determinate patologie che li rendono a particolare rischio di sviluppare. Quindi la cosa importante ovviamente è quello di immunizzare questi soggetti, e questo è lo schema vaccinale, ma è un tecnicismo che posso tranquillamente mi porto alla conclusione. Non ne posso parlare, ma giusto per citarlo, oltre i 65 anni non c'è solo l'antinfluenzale, non c'è solo l'antipneumococcica, c'è l'Herpes-Zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, che è comunque una cosa particolarmente fastidiosa, che può generare delle sintomatologie dolorose molto durature nel tempo e molto invalidanti in alcune circostanze, è prevenibile con un vaccino, e a breve ci sarà un vaccino, proprio di come accennava il professor Accollo, un vaccino a subunità, quindi non più con il vaccino virus vivo attenuato come c'è stato fino ad ora, ma un vaccino che è molto più efficace ed è appunto prodotto in laboratorio, ma non con un virus vivo, che può essere utilizzato anche negli immunocompromessi, cosa che fino ad oggi non era possibile. Ovviamente c'è anche il meningococco e l'epatite A, l'epatite B. E anche qui è importante verificare l'immunità nei confronti di morbillo, parotite, rosolia e varicella con offerta delle rispettive vaccinazioni in caso di suscettibilità. Ovviamente dipende poi dal contesto in cui questo soggetto vive. E quindi
giusto per ricordare, ci sono delle controindicazioni, ci sono alcune controindicazioni alle vaccinazioni che sono comunque ben codificate, molte sono false, l'uovo, tutte queste cose non hanno nessun fondamento scientifico. È stato un prodotto pubblicato lo scorso anno, questo manuale che è la guida alle controindicazioni alle vaccinazioni, dove puntualmente io ho avuto il privilegio di scrivere la parte relativa ai trapianti, dove ci sono tutte le varie condizioni, un volume molto corposo, scaricabile gratuitamente anche da internet, dove è possibile trovare anche per l'operatore sanitario risposte ad eventuali quesiti che potrebbero sorgere da parte del paziente. E quindi, l'è già stato detto, ma lo ribadisco perché ho concluso, questo è un lavoro pubblicato lo scorso anno da un collega che è il professor Picozzi, qui della nostra università, insieme a colleghi della Pontificia Accademia per la Vita, dove pongono proprio sottolineano il fatto come la necessità di vaccinare, proprio come sfida culturale, proprio perché se tra gli umani e la comunità c'è una circolazione, c'è una relazione circolare, e mentre la società crea le condizioni in modo tale che i singoli individui possano avere accesso a quelle che è la loro realizzazione è un qualcosa che crea comunque un bene comune. Quindi è fondamentale che proprio per mantenere questo bene comune che ci si vaccini, proprio per raggiungere quello che appunto anche a me non piace tanto come terminologia, questo effetto gregge, proprio che consenta anche di proteggere chi non può, per varie circostanze, accedere alla vaccinazione. Grazie. Grazie professore.